Al telefono con fanpage.it, onorevole Esposito, vicepresidente del Copasir, benvenuto. Benvenuto a voi e ai vostri radioascoltatori. Il livello di allerta in Italia per i fatti che sono accaduti a Parigi è salito al grado 2. Che cosa significa, onorevole? Significa immaginare che siamo sotto assedio pur non essendolo. Abbiamo alzato il livello, anzi il Ministro degli Interni ha ritenuto insieme al Presidente del Consiglio di alzare il livello di allarme per l'Italia come se fossimo sotto attacco, quindi predisponendo per strada e alle intelligence tutti gli strumenti per poter agire immediatamente a qualsiasi accenno di terrorismo o di cose strane. Devo dire che però evidenze in tal senso non ce ne sono, è solo come maggiore sicurezza dei cittadini. Cosa ha spinto l'Italia a innalzare il livello di allerta, al di là dei fatti gravissimi che sono accaduti a Parigi? Ma i fatti di Parigi hanno contribuito sicuramente, ma nel frattempo stavamo già ragionando su una serie di iniziative. Noi siamo stati teatro dell'Expo e saremo teatro del Giubileo, teatri mondiali da questo punto di vista, e quindi come tale la possibilità di qualche persona poco educata, se così si può dire, alla democrazia, criminali e terroristi potrebbero approfittare di questi momenti di esposizione mediatica. Chiaramente, come lei sa, la paura è anche di cellule isolate o di lupi solitari che possono fare una serie di attentati, e quindi bisogna stare, presidiare il territorio in maniera pressante, devo dire anche con grande attenzione da parte di tutte le forze dell'ordine, non solamente degli apparati di sicurezza. Il Giubileo, secondo lei, è un rischio? Avete avuto qualche riscontro del fatto che questa iniziativa, questo grandissimo evento che si terrà a Roma a dicembre, possa essere un rischio per quanto riguarda il terrorismo? Ma può essere un rischio, nessuno escluso. La Francia non ha Giubileo eppure è stata attaccata, la Norvegia è stata attaccata, negli ultimi anni sono state attaccate parecchie democrazie dell'Occidente. Non è il Giubileo l'elemento scatenante. L'elemento scatenante è la democrazia tra chi la rispetta e chi non la rispetta. Qui in Italia c'è un massiccio dispiegamento di militari, polizia, forze speciali. Quanto aiuta a garantire sicurezza e quanto invece è inutile? Guardi, allora, tutto è utile, tutto può essere inutile, noi non possiamo fermare il singolo che non sappiamo questa mattina, che domani mattina scende da casa e con un coltello può accoltellare tre persone, oppure il pazzo che uccide il figlio, ce ne sono tanti in giro di esempi in questo momento. Questo nessuno lo può garantire, questo tipo di sicurezza, ma sicuramente tutti questi uomini per strada danno il senso dell'attenzione al territorio fondamentalmente, e questo è il senso della sicurezza. La sicurezza va percepita e i cittadini percepiscono la sicurezza quando vedono persone che stanno attenti, che aprono gli occhi anche a posto loro. In Francia ci sono state delle critiche per quanto riguarda il lavoro dell'intelligence francese. In Italia siamo a posto? Bene, io sbaglierei a rispondere in maniera tecnica, le rispondo con una battuta se vuole. Noi siamo più carabinieri, stiamo più attenti al nostro territorio, noi siamo la stazione, siamo quelli che si raccontano, quelli che parlano, quelli che stanno sul territorio e che guardano al territorio. È chiaro che i servizi sono tendenzialmente come la stazione meteorologica, devono far sapere al mondo se viene a piovere o non viene a piovere e con che approssimazione la pioggia può arrivare. Il resto deve farlo la politica, devono farlo i cittadini, devono farlo tutti gli attori che vivono in questa società. Diamo una valutazione positiva
dei nostri apparati di sicurezza. Non si parla, quando non si parla di servizi segreti vuol dire che stanno funzionando bene. Laddove si parla di servizi segreti vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. Oggi, fino ad oggi, ringraziando Dio, non si parla di loro e danno una grande garanzia a questo paese di democrazia. Bene, io la ringrazio, onorevole Esposito, per essere stato al telefono con noi. Grazie a lei, buona serata.